L'Emilia-Romagna torna protagonista di Vinitaly 2018 dal 15 al 18 di aprile alla Fiera di Verona per la sua 52esima edizione. Grande presenza con l'Enoteca regionale, ma anche con i vini romagnoli che saranno protagonisti di diversi appuntamenti fra domenica 15 e martedì 17, Sangiovese e Albana, anche del territorio faentino, sotto la lente d'ingrandimento. Ho avuto un'idea legata a quello che io scrivo per la Gazzetta dello Sport ormai da 5 anni, con una rubrica che prima era di Veronelli, e ho avuto un'idea che secondo noi l'Emilia Romagna è una regione che, da quello che è vini dolci, bollicine, vini rossi, vini bianchi, è una regione che può abbinare i vini a tutto pasto, lì è nata a tutto campo, quindi abbiamo coinvolto giornalisti da tutto il mondo che faranno gli allenatori, ogni vitigno sarà allenato da questi e sceglieranno dei vini e i vini saranno i giocatori, e in concomitanza col Vinitaly uscirà questa mega squadra dove io poi farò la nazionale di tutti i vitigni e porteremo durante l'anno in concomitanza anche con i mondiali, visto che l'Italia non c'è purtroppo, cerchiamo di portare i nostri vini e andremo a fare quello che è il mondo trasversale, di arrivare a portare la nostra regione su tutti i fronti e alla possibilità di tutti, perché è una regione fantastica a livello enologico e anche enogastronomico. Abbiamo bisogno di comunicare in maniera trasversale, efficace, per dire ci siamo presenti, siamo forti. È un numero confortante. Noi sappiamo che i vini dell'Emilia Romagna sono in netto crescita rispetto ai numeri e ai dati dell'anno scorso. Pensate che la crescita dell'export mediamente nazionale è del 6,6%, noi siamo già arrivati a circa il 12%, l'11,8%, quindi i dati definitivi non ancora uscire, però questo lascia ben sperare per i vini dell'Emilia Romagna, che è una regione che comunque si sta affermando per la qualità e quindi, voglio dire, anche in termini di valore sta esprimendo un buon risultato, soprattutto nell'export.